Turno infrasettimanale domani sera, giovedì alle 20:30 per la Comarca Treviglio, in occasione della 31ª giornata del campionato DNA. Blues di scena a Codogno contro il Casal Pusterlengo, in palio il secondo posto di classifica nella divisione nord-ovest, una lotta che coinvolge anche Torino, tutte e tre queste squadre alle spalle dell'ormai irraggiungibile capolista Omegna. Una partita, quella di domani, che per i ragazzi di Vertemati servirà anche per riscattare il pesante KO rimediato giovedì scorso nel recupero di Chieti. Purtroppo non siamo rientrati nel terzo quarto, forse con un pizzico meno di aggressività difensiva, demoralizzandoci per un paio di tiri che non sono entrati e subendo invece la loro grandissima verve, i loro canestri da tre punti anche molto difficili, e ci siamo sciolti come neve al sole. Purtroppo, ripeto, forse sono più però i meriti di Chieti che i nostri demeriti. E domani, come detto, sfida in terra lodigiana per cercare di mettere anche la ciliegina sulla torta di una stagione regolare che finora si è rivelata assolutamente positiva. Sì, andiamo a giocare a Casal Pusterlengo in quello che è un po' un derby, una partita molto sentita anche dai tifosi, dai giocatori miei soprattutto, perché molti di loro sono stati allenati da Simone Lottici nella scorsa stagione, quindi hanno una motivazione in più per far vedere, insomma, che fanno bene davanti al loro ex allenatore. È una partita anche con grandi risvolti di classifica, perché noi abbiamo bisogno di 2 punti per la matematica certezza di qualificazione ai playoff. Casal Pusterlengo avrebbe bisogno di 4, ma vincendo con noi diciamo che avrebbe fatto il grosso, insomma. Ed è una partita, ripeto, con diversi aspetti, tra quello tecnico-tattico, molto molto interessante.